Da oggi Seaspin è anche Seaspin Freshwater e quindi andiamo a vedere le novità in casa Seaspin Freshwater. Il primo artificiale che vi voglio presentare è il Bocon, un ibrido tra gambero e creatura. La particolarità di questa esca Seaspin sono le chele a forma di cucchiaio. Perché abbiamo dato questa forma? Perché durante la caduta trattengono l'aria e ci permettono di regolare la velocità di discesa. Quindi è un'esca che possiamo utilizzare in heavy cover, quindi piombata pesante, ci permetterà comunque di rimanere nella strike zone per più tempo e essere vista, individuata e attaccata dal nostro predatore in maniera molto efficace. Se noi abbiamo bisogno di una caduta più veloce, stacchiamo semplicemente le chele ed otteniamo una nuova creatura dove troveremo le carli che lavoreranno al posto delle chele, quindi creando comunque una vibrazione attraente per il predatore. Se stacchiamo tutte le appendici fino ad arrivare a questa creatura, avremo un'esca che può essere considerata finesse. Nonostante il corpo abbastanza grosso, innescata con una testina piombata avrete la massima efficacia sul lavoro delle codine carli e la vostra creatura sarà ancora efficace. Quindi una volta che voi nel combattimento perdete le chele, non pensate a sostituire l'esca, ma pensate a metterla da parte per usarla come fosse nuova in altre situazioni in cui avete bisogno di ridurre le vibrazioni e pescare quindi con una presentazione molto più finesse. Bocon potrà essere presentato sia come trailer su un jig oppure innescato Texas. Sarete voi a decidere come utilizzarlo. Quindi Texas, testina, trailer da jig, in ogni caso avrete sempre un'esca con la massima efficacia, salata e scientata al gambero. Questo per dare ancora una maggior attrattività e una maggior trattenuta durante la boccata del pesce. L'artificiale che vi presento adesso è il Bicoa. È caratterizzato da due codine carli orientate per dare un'azione chiusa fino a proprio dove la pancia del carli cresce. Quindi avrete un'estensione molto lunga e una vibrazione stretta. La particolarità di questo artificiale è il disassamento della testa. Praticamente se voi partite su un asse orizzontale, finisce su un asse verticale. Perché questo? Perché vi permetterà di staccare una dei due carli, ok, e avere l'altra ancora in perfetto asse. Quindi se avete bisogno di ridurre le vibrazioni di presentazione, avrete la possibilità di farlo mantenendo sempre in assetto il vostro artificiale. Questo artificiale può essere innescato in tutte le situazioni, Texas, testina piombata, oppure come trailer sia da jig che da spinner bite. Soprattutto per lo spinner bite ve lo vado a consigliare. Anche il Bicoa è scientato e inoltre è caratterizzato da un corpo ring che vi permette di puntare l'amo solo nella parte dove trovate il ring per avere quell'azione anti-alga, ma allo stesso tempo avere una velocità di fuoriuscita dell'amo che aumenterà la percentuale di abboccate che vanno a buon fine. Un altro artificiale che vi voglio presentare è il Backworm. Questo verme finesse è caratterizzato da una padellina di coda che serve per assettarlo durante il movimento di recupero. Inoltre potrete notare che la testa è più grossa del normale e questo per darvi la possibilità di innescarlo a drop shot e di avere una maggiore tenuta. Se voi decideste di avere meno vibrazioni, potrete togliere la padellina finale con un colpo d'unghia e il risultato che andrete ad avere sarà un verme finesse con una codina ring che durante la caduta avrà un movimento ad altissima frequenza, però non emettendo vibrazioni diciamo troppo accentuate, quindi servirà per attivare anche quei predatori apatici che in quel caso non avrebbero abboccato. Le particolari colorazioni molto naturali che abbiamo scelto vi permetteranno di pescare in qualsiasi condizione d'acqua, sia che sia essa chiara, sia che sia scura. L'unico particolare di pescare con esche piccole è che spesso può capitare di prendere pesci piccoli, ma questo non esclude che il pesce grosso mangi anche la preda piccola. Il bruco di casa Seaspin è la classica stick bait, ma noi abbiamo dato un disassamento del corpo allargando la parte posteriore per sbilanciarlo durante la caduta. Questo vi darà un effetto caduta in maniera oscillatoria molto attraente per i predatori. Inoltre vi consiglio di innescarlo sempre
a Texas per la parte stretta. Perché per la parte stretta? Perché abbiamo visto che c'è un sensibile aumento di catture rispetto a quando viene innescato per la parte grossa. Per fare questo troverete una guida centrale che vi permette di puntarlo perfettamente ed averlo sempre in perfetto equilibrio. Anche il bruco è salato e scentato. Inoltre abbiamo scelto una particolare mescola che ci permette di avere sì la morbidezza classica che è necessaria in questo tipo di stick bait, però una resistenza maggiore alle abboccate, quindi una durata maggiore. Potrete fare una, due, tre, più catture e utilizzare sempre la stessa esca, innescata sia a Wokey sia a Texas. Bruco! Sispin è fiera di presentarvi la sua jigger. Il Gecko Jig di casa Sispin è caratterizzato da una girellina infusa all'interno della testa che vi permetterà di svincolare il vostro trailer di 360 gradi. Qual è il vantaggio reale di questa innovazione? Il fatto che durante il combattimento potrete cambiare direzione senza rischiare di perdere il vostro pesce. Perché? Perché la girellina andrà ad attutire il vostro movimento. Inoltre, un solid ring con uno split ring collegato vi permetterà di cambiare l'amo, ma il Gecko Jig è già fornito di due ami. Infatti, nella busta del Gecko Jig potrete trovare un amo offset per trailer lunghi e un amo wide gap per trailer grossi. Quindi avrete l'imbarazzo della scelta e potrete muovere un jig all'interno degli ostacoli senza necessità del guard. Perché? Perché l'amo Texas e l'innesco Texas vi permetterà di renderlo completamente anti-alga. Quello che avete visto è solo l'inizio. Presto arriveranno altre novità Sispin Freshwater.